E questo è il manifesto ufficiale del Carnevale di Sciacca 2017. In primo piano la giovane saccense Emanuela Bacchi, con uno dei caratteristici costumi che indossano i gruppi mascherati al seguito dei carri allegorici. C'è un secondo manifesto del Carnevale di Sciacca, ritrae Roberta Mandalà, social testimonial dell'evento e da oggi è affisso sulle navi della Compagnia Tirrenia, che coprono la tratta Palermo-Napoli. Una promozione gratuita, precisano dal comune di Sciacca, da parte di uno sponsor che questa mattina ha anche ospitato i coreografi della prossima edizione della festa, che hanno posato in maschera all'interno delle navi. Iniziano dunque preparativi anche perché mancano poche settimane al primo appuntamento con la festa, previsto per il 18 e il 19 febbraio. Ultime 2 settimane di lavoro per le 7 associazioni che quest'anno partecipano al Carnevale. Poi dai capannoni ci si dovrà spostare in via Cappuccini per la fase delicata dell'assemblaggio dei carri, da dove partirà la sfilata sabato 18 febbraio. A conclusione del primo fine settimana di Carnevale, domenica 19 febbraio, i 6 carri allegorici in concorso e il carro simbolo della manifestazione, il Peppe Nappa, stazioneranno in Viale della Vittoria, in attesa di far ripartire la festa per i 4 giorni tradizionali del Carnevale, da sabato 25 a martedì 28 febbraio. Giorni clou della manifestazione, con le recite dei copioni che saranno concentrate nelle serate di sabato e di lunedì e un ordine di sfilata già deciso la scorsa settimana. I gruppi mascherati si esibiranno lungo il percorso, ma anche sul palchetto che sarà collocato, come avvenne qualche anno fa, in Piazza Duomo. Lo spettacolo sul palco di Piazza Scandagliato inizierà il pomeriggio con i concerti dei gruppi locali che proporranno gli inni storici del Carnevale Saccense, in attesa poi dell'arrivo del Peppe Nappa e degli altri 6 carri per le esibizioni dei gruppi mascherati. Ci sarà anche quest'anno un testimonial, un personaggio noto del mondo dello spettacolo, la cui presenza sul palco di Piazza Scandagliato è prevista per domenica 26 febbraio.